Una scoperta straordinaria, siamo nel termopolio della Regio Quinta. Si era iniziato a scavare 2 anni fa, avevamo intercettato solo un lato del bancone, tra l'altro molto bello, con una Nereide che cavalcava un cavallo marino, credo in omaggio alla fontana antistante, perché questo termopolio si apre su una piazzetta, devo dire, fra le più suggestive di Pompei, dove c'è una fontana, c'è una torre piezometrica, c'è una cisterna, ma ci sono anche altre strutture, un altro termopolio era qui vicino, da dove vengono i famosi gladiatori. Questo termopolio si è deciso di scavarlo proprio per l'eccezionalità della prima scoperta del bancone dipinto, ma non ci aspettavamo che anche l'altro lato era superbamente dipinto con delle nature morte di grande, grande suggestione. Abbiamo sul lato degli volatili pronti per essere preparati, un gallo e un bellissimo cane, una sorta di cave cane al guinzaglio. E sopra una cosa molto divertente, una iscrizione graffita, un buon tempone che forse dileggia il proprietario del termopolio, un nome greco, Nietzsche, il quale viene epitetato Cinede Cacator, ossia invertito, cacatore, e quindi forse qualcuno che prende in giro il proprietario di questo termopolio, forse dal nome greco, forse un liberto di provenienza greca. La possibilità di analisi adesso in questo contesto sono straordinarie, perché per la prima volta si scava un termopolio completo e si fanno tutte le analisi che le nuove tecnologie ci permettono. Quindi i contenitori sono stati tutti analizzati e scavati con un team interdisciplinare, non solo l'antropologo fisico, ma ovviamente l'archeozoologo, l'archeobotanico, il geologo, il vulcanologo. Il materiale è stato portato tutto in laboratorio e adesso cominciano le analisi per capire che cosa c'era, che cosa nei contenitori, che cosa si offriva, quello che i passanti in questa piazzetta di Pompei potevano qui acquisire, le bevande, i cibi. Quindi veramente uno spaccato straordinario sulla dieta mediterranea che avremo fra poco, appena saranno terminate le indagini di laboratorio. Un altro dato interessante di questo termopolio è che qui c'era qualcuno ancora all'interno degli ambienti, una vittima, le cui ossa sono state intercettate nello scavo, purtroppo non in composizione, perché il termopolio era stato già in parte saccheggiato in antico. Un tunnel di scavatori clandestini, forse nel XVII secolo, erano arrivati fin qui e avevano intercettato evidentemente la vittima, forse con degli oggetti, per cui lo scheletro è stato scomposto, abbiamo trovato il teschio da una parte, il resto del corpo dall'altra, ma una grossa parte dello scheletro è dietro il bancone, come se qualcuno fosse rimasto ancora qui o qualcuno fosse transitato di qui per trafugare quello che ancora c'era, mentre i lapilli stavano piovendo da ogni dove. Quindi anche da questo punto di vista avremo nuovi risultati e la possibilità che abbiamo straordinaria di un team interdisciplinare e di nuove tecnologie apriranno squarci straordinari sulla storia di Pompei.